E andiamo avanti, è tempo di danza, eh? E quest'anno la nostra Miriam Mignemi ha voluto esagerare, quest'anno ha affidato il compito di coreografare l'Overdur direttamente al ballerino coreografo professionista di Amici, che ormai è diventato nostro amico, Simone Nolasco. Ecco. Questa coreografia, pensate, coinvolge tutte le allieve, dalla più piccolina alla più grande, ed è stata preparata in soli 10 giorni, con una professionalità veramente da grandi artisti. Miriam ha voluto dare questa opportunità alle sue allieve, danzare in una coreografia firmata da un artista di calibro come Simone Nolasco. A voi tutte le allieve della Contemporary School Dance con Renaissance di Simone Nolasco, con l'assistenza di Miriam Mignemi. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour s'assurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Thank you.
E chi ben comincia è a metà dell'opera. Questa è la Contemporary School Dance. Complimenti alle nostre giovanissime allieve. Come avete visto, un'overture veramente grandiosa grazie all'impronta del nostro Simone Nolasco con la collaborazione di Miriam Mignemi. Simone, sapete che collabora con la nostra scuola, ormai la sento un po' anche mia questa scuola, no? Già da 3 anni, e quest'anno, oltre a coreografare l'overture, è anche un personaggio proprio dello spettacolo. Per quelle poche persone che non conoscessero Simone Nolasco, vi diamo qualche nota biografica. Nasce nel 93, inizia la sua formazione presso la Royal Academy of London, è diplomato presso la Chance Ballet di Steve LaChance. Nel 2008 inizia le sue esperienze lavorative teatrali, tra cui Gian Burrasca, il musical, Roma Caput Mundi, Fantasia e molti altri. Simone inizia a lavorare nel 2007 su Rai 1 per il trofeo Stefania Rotolo, passando poi nel 2010 al Festival della Musica su Sky e ancora in altri programmi su Rai 1, Rai 2, Canale 5, quali Italia's Got Talent nel 2014. Fa parte dei ballerini professionisti del talent più famoso in assoluto, Amici di Maria De Filippi, sotto la direzione di Giuliano Peparini fino allo scorso anno e da quest'anno con Luca Tommasini. Ha esordito alla prima puntata del serale di Amici affidando proprio all'esecuzione di Simone Nolasco la coreografia della prova proibitiva, che comprendeva tutti gli stili della danza, e lui, il ballerino completo tra i professionisti, ha stregato tutti quanti con un'esibizione veramente pazzesca. Giusto una brevissima presentazione per un artista che non ha bisogno di presentazioni. Un ringraziamento particolare, giusto applauso a Simone, va anche al nostro videomaker Domenico Presti, che ogni anno immortala al meglio le allieve nel video dell'Overture. E intanto, mentre Domenico sei qua, ciao, hai fatto una bella foto a me? Ok, non voglio parlarvi di questo spettacolo perché lo farà direttamente Miriam. Intanto vi leggo le biografie di Nunzio e Miriam, che sono stati i creatori di tutto questo spettacolo. Nunzio Bonadonna, attore e cantante. Dopo aver conseguito nel 1991 il compimento inferiore di pianoforte, frequenta un laboratorio di drammaturgia greca ed una scuola biennale d'arte drammatica. Si perfeziona con il maestro Romano Bernardi e l'attrice Anna Malvica a Roma. Inizia lo studio del canto e dell'interpretazione vocale e poi mimo ed espressione corporea a Palermo con il regista e coreografo Walter Maria Lombardo. Frequenta dei laboratori di formazione e ricerca teatrale sperimentale con l'attore e regista pugliese Valerio Tambone. Collabora con compagnie professionistiche con le quali continua ad esibirsi nei più prestigiosi teatri della Sicilia, ma anche a Roma, Napoli, Salerno. Vince numerosi premi e riconoscimenti come attore e regista e nel 2014 partecipa a Roma al Fringe Festival, mentre nel 2015 si esibisce a San Pietro ai Vincoli a Roma in un concerto operettistico. Attualmente è rappresentato dall'Agenzia Cinematografica Susanna Giordano di Roma, insegna recitazione, edizione, impostazione vocale e prosegue le tournée teatrali inserito in vari cartelloni. Questo il nostro insegnante di recitazione, al quale vi prego di fare un applauso. E poi c'è lei, quest'anno dolce più che mai. Miriam Mignemi, diplomata al Masse Dance House di Milano, dove ha studiato, oltre a tutte le discipline della danza e arti performative, anche canto, dizione e recitazione, con i migliori insegnanti e maître de ballet, quali il celebre maestro Ludi Minciacalli, che ogni anno esamina gli allievi proponendo importanti borse di studio. Miriam Mignemi è anche maestra di danza qualificata con il titolo di formatore della danza, riconosciuta dal CONI. Da ballerina professionista e attrice a fianco di Anna Galiena ha calcato le scene dei teatri più prestigiosi in Italia e in Svizzera. Ha danzato a fianco di Luciana Savignano nella Sagra della Primavera di Susanna Beltrami. Ha inoltre vinto una borsa di studio per il teatro a Roma con Ilsa Prestinari, diretta allieva di Strasberg, e con Jack Keller, docente dell'Actor Studio di Los Angeles. Nel 2014 e nel 2015 è stata coreografa del prestigioso premio Mimosa d'oro a fianco delle celebri Serena Autieri e Lorella Cuccarini. Ha danzato con il fantastico professionista Simone Nolasco e ci sarebbe ancora tanto da dire su di lei, ma
Io direi di farla entrare direttamente in tutta la sua dolcezza di mamma in attesa. Signore e signori, Miriam Mignemi. Splendida. E si accende il palcoscenico. Buonasera, Miriam, a tutti. Che cosa hai combinato quest'anno? No, a parte dico la gravidanza, intendevo dire dello spettacolo. Che cosa ci farei vedere stasera? Allora, cosa vi faremo vedere? Una storia complicata ma che si spiegherà facilmente. Questa storia, Ci sarà una volta, è ispirata ad una serie TV statunitense che magari qualcuno di voi conosce già. C'era una volta, Once Upon a Time, dove diversi personaggi di fiabe Disney, di leggende, vengono diciamo rappresentati e visti da un altro occhio, quindi si trasformano, hanno altre sfaccettature. E noi, io e Nunzio, con la nostra originale ed inedita sceneggiatura, gli abbiamo dato un'ulteriore trasformazione. Quindi abbiamo diversi personaggi che tutti conoscete, quindi da Biancaneve a Cappuccetto Rosso a Capitan Uncino, a Wendy dell'Isola che non c'è, Dorothy, Alice. I personaggi ingenui e buoni che conosciamo tutti, no? Esatto. Sono loro. Sono loro, però con... diciamo il loro vissuto, con altre sfaccettature, umani, un po' dark, più umani, esatto, più veri. Quindi vedrete intrecciare queste storie, vedrete anche i bambini e i più grandi del corso di recitazione, quindi li vedrete anche nella recitazione, e spero che tutto sarà per voi piacevole e scorrevole. Ciao Adelaide, buonasera. Saluto anche Simone Nolasco e Salvatore dello Iacolo, che sono qui a vedere lo spettacolo. Per me è bellissimo avere due ballerini professionisti come loro a vedere il mio spettacolo e così a darmi gli ulteriori... Mi chiedi se poi... può venire sul palco, ma puoi fare tutto, Simone. Buonasera. Ho fatto questa invasione di campo. Per aiutarmi, per venirmi in soccorso, di la verità. Non era prevista questa invasione di campo, l'ho fatto soltanto perché, scusatemi signore, permettetemi, però vi vedo un po' tirchi di applausi, cioè non è che le mani bruciano, I vostri figli si sono fatti un mazzo tanto come Miriam, quindi diciamo che stasera ricompensateli e fate degli applausi seri. Qui sono tutti parati. Poi sono i vostri figli, ok? Grazie. Grazie Simone. Io non ho più parole perché quindi, vi racconteranno loro è tutto un con programma. La danza. Siamo pronti ad immergerci in questo mondo fantastico fatto di foreste incantate. E anche Domenico Presti ha la sua bella parte perché c'è tutta un'interazione video anche in c'è questo anche spettacolo. Cinema. Quindi c'è un'innovazione, abbiamo fatto quindi dei passi avanti da un punto di vista registico. La regia è sempre firmata da quindi, me, da Nunzio. Dimenticate i personaggi che avete sempre conosciuto e preparatevi ad immergervi in un mondo completamente nuovo. Esatto. Nel mondo di Ci sarà una volta. A voi. Thank you.
Thank you.
Miei cari sudditi, mi addolora dovervi dare questa notizia. Il regno adesso sotto il mio potere, poiché Biancaneve, la stessa che avevo osato avere una figlia illegittima, disonorando il regno, ha ucciso il re, suo padre e mio amato marito. Quindi adesso sono fuori legge e chi mi porterà il suo cuore avrà una grande ricompensa. Cappuccetto? Nonna. Cappuccetto? Che ci fa qui? Cappuccetto? Cappuccetto? Mio piccolo tesoro, sei qui? Ti ho cercata dappertutto. Ma sì, nonna. Ero andata a raccoglierti dei fiori nel bosco. Oh, almeno credo di averlo fatto. Ah, eccoli, sono qui. Senti come profumano. Ti ringrazio, tesoro mio.
Ma adesso dobbiamo andare via da qui. Non siamo più al sicuro. Ma ormai è giorno, nonna. Mi hai sempre detto di stare in guardia la notte per via del lupo. E perché sei così turbata? Cos'è successo? Non posso spiegarti adesso, Cappuccetto. È una storia troppo lunga. E tutto il popolo è in sgomento. Non riguarda solo noi. Adesso andiamo a prendere le nostre cose. Devi ascoltarmi. È per il tuo bene, hai capito? Sì. Va bene, nonna. My house is black, filled with watered roses. In darkness I reside, where thoughts can't cope to mark their growth. Neither time can frame the phenomenon of purpose. Neither I can frame the blessings nor the burdens. Time, let us be, let our thorns have their way. The brighter the light becomes, I hope it will unveil. It was all worth my pain. Thank you.
sick of all this noise, tired of all these cameras flashing, sick of being poised. Siete voi? Siamo noi, nani. Nani? Cosa volete da Vogliamo me? Vogliamo giustizia per te e per il nostro regno. Noi ti crediamo, Biancaneve. Sappiamo che sei innocente. E siamo qui per darti rifugio. Raduneremo popolo, fate e tutte le creature del regno per creare un esercito contro la regina. Ben detto. Ma non abbiamo speranza. Regina è troppo potente e non avete idea di quanto sia crudele. Usa la magia oscura, la più potente di tutte le magie. E fra poco calerà l'oscurità fino altri confini del regno sotto il suo dominio. Ma noi non siamo soli. Già, devi venire con noi, ti presenteremo gli altri. Dai, lasciaci almeno provare. È sempre il bene a vincere, Biancaneve. Non devi disperare. Il potere del bene. Me lo diceva sempre mia madre. Vedi, era una donna saggia la nostra regina. E tu devi farle onore, accettando di diventare la nostra paladina. Sì, Biancaneve, accetta e ti prenderei tutto ciò che è tuo, sei tu la nostra regina. Fallo per noi, fallo per il tuo popolo. Sapete che vi dico, avete ragione. Andiamo a conoscere gli altri e mettiamoci al lavoro. Andiamo, andiamo, andiamoli a chiamar. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Andiamo, andiamo, andiamo. Mi piacerebbe tanto di ballare e di esibirmi, ma mi son lavato i piedi e rifiuta di obbedirmi. Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà. Oh,
Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai. Vedi di smetterla con questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà. Dello specchio magico, sorgi dallo spazio profondo, tra vento e oscurità io ti chiamo, parla! Che vuoi conoscere, mia regina? Specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Bella tu sei bella, mia regina, ma attenta, al mondo una fanciulla c'è che, ahimè, è più bella di te. Biancaneve! Verde. Oh, vedo che la fama mi precede. Selina, molto piacere. Non posso dire la stessa cosa. Verdina. È così che si ricevono gli ospiti dalle vostre parti? Dalle mie parti sono sempre a conoscenza dell'arrivo di un ospite, con il dovuto preavviso. Ma io vengo dall'Ovest, mia cara. E poi mi piace fare le sorprese. Avanti, bando alle ciance. Sto già sprecando troppo tempo. A cosa devo questa tua sorpresa? Come siamo frettolose.
Io ho aspettato tanto tempo prima di venire a conoscerti. Eppure... Eppure... Non mi somiglia affatto. Metti giù le tue manacce verdi e se hai da dire qualcosa, parla e sparisci. In effetti sparire è il mio forte, ma questa volta non lo farò, perché sono venuta per far sparire qualcos'altro. Cos'altro? Ah, la storia è lunga, mia cara regina. E tu falla breve. Tanto tempo fa, una bellissima donna, per non rinunciare a sposare il suo re, abbandonò la bambina che partorì di nascosto, da sola, nel bosco. Poi giustizia volle che comunque il re venisse a conoscenza del fattaccio, così non la sposò più e la donna rimase senza il suo re e senza la sua bambina. Negli anni riuscì comunque a crearsi una posizione, avendo un'altra bella figlia da un uomo rispettabile, e promise di garantire ad ella tutto il potere che non poteva avere per se stessa. La vera primogenita aspettò che la sua sorellina minore avesse tutto, ma proprio tutto in suo potere, per poterla privare finalmente di ogni cosa, di tutto ciò che aveva ottenuto illegittimamente. Ed eccomi qui, sorellina. Fandonie! Sono tutte fandonie! E adesso sparisci, Rospo! Ti piacerebbe, ma mi dispiace deluderti. Con questa boccetta non esisterà più questo mondo. Saremo tutti catapultati nell'isola che non c'è, dove nessuno di noi avrà più un'identità. Così tu non sarai più la regina e non possederai più un bel niente. Dammi questa boccetta! È troppo tardi, cara mia. Tutto il regno ne è cosparso. Pochi minuti e saremo tutti quanti lì. Hai mai viaggiato in terza classe? Preparar i miei bagagli? No! 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 Qualcosa nell'aria stava cambiando, ma le creature magiche e gli abitanti della foresta incantata non avevano idea di cosa. Thank you.
Un primo tempo che ci ha lasciati veramente senza fiato. Siete tutti incollati alle sedie, ditemi la verità. Veramente molto avvincente, ci sarà una volta. E quindi ringraziamo i nostri preziosi partner di progetto. Ricordiamoli uno per uno, perché grazie alla loro collaborazione si è potuto realizzare uno spettacolo di queste dimensioni. Iniziamo subito con Ikebana Vintage di Miriam Pollicino, in via Dante 67 ad Agrigento. Ha 25 anni di esperienza nel settore ed oltre alla vendita di piante per esterno ed interno e fiori freschi di ogni specie, offre anche la soluzione più creativa ed elegante per gli addobbi floreali di ogni marca, di ogni vostra occasione. Dal bouquet da sposa nel giorno del vostro matrimonio e tanto altro. Mallorca Showroom di Viale Leonardo Sciascia 59 al Villaggio Mosè. E passione ed esperienza nel campo dell'alta moda, sposa con le migliori griffe italiane ed internazionali, anche in esclusiva nazionale. Si occupa del total look della sposa, dall'abito al velo all'intimo, fino ad arrivare agli accessori più preziosi, prediligendo professionalità e cortesia per un'esperienza indimenticabile. La Tuca Gioielli, che ricordiamo per tutto il mese di agosto, è aperto fino alle ore 23.
prediligendo professionalità e cortesia. Si trova ad Agrigento in via Atenea 98, una gioielleria dal 1954. Offre tradizione e dinamica competenza, valori guida che portano di anno in anno all'acquisizione di marchi storici della gioielleria italiana e dei più prestigiosi brand europei ed internazionali dell'orologia e della moda, che rappresentano oggi il mercato del lusso nel mondo. Così come nelle boutique, nei loro corner dei più incantevoli hotel dell'isola, allo stesso modo la tucastore.com diventa un itinerario suggestivo di prodotti a disposizione di un pubblico selettivo ed elegante. La suite di Via Veneto, accogliente ed elegante B&B nel cuore di Favara, a pochi passi dal centro storico, in un'atmosfera che profuma di arte e tradizioni antiche, dispone di due camere e una dolcissima suite che con disponibilità e cordialità vi aspetta in Corso Vittorio Veneto 365 a Favara. Pasticceria, gelateria e caffetteria Caprice di Arnone, gestita dai maestri pasticceri da ben 26 anni. Stupisce sempre il cliente per i gusti dal sapore raffinato ed autentico, proponendo un connubio perfetto tra tradizione e innovativa originalità. In via Pietro Nenni 40 a Favara. Ostrea Aperitif Fish di via Kennedy 9 a Favara. Ostricheria dal design contemporaneo propone un originale aperitivo di pesce o la degustazione di piatti con prodotti ittici, sempre abbinati ad eccellenti vini. Le specialità del posto sono le crudité ed offre inoltre il servizio takeaway. Sferlazza Deluxe Store, il prestigioso negozio di abbigliamento sito a Favara in Piazza Itria, ideale per un look casual chic per le vostre grandi occasioni, con griff di alta moda italiana ed internazionale e atelier per uno sposo impeccabile, dall'abito dei sogni a tutti gli accessori. Questa sera questo splendido abito, molti di voi mi hanno chiesto da quale negozio venisse, è un abito firmato Sferlazza Deluxe, anche l'abito di Miriam lo è. Un applauso ci starebbe bene. Eurografica, tipografia di Salvatore Caserta, che oltre ad aver curato la nostra locandina e le brochure, ci ha offerto la scenografia. Continuiamo con Piccoli Lord, il negozio di abbigliamento ed accessori per bambini dai 0 ai 16 anni. Da oltre 50 anni, per ogni momento speciale, dalla nascita alle cerimonie più importanti, con i marchi più prestigiosi dell'alta moda bimbi. Piccoli Lord, felici di vestire. Lo trovate in Contrada Fegotto, strada statale 122, all'ingresso di Favara. Ristorante Acropolis, via Petrarca 30, Agrigento, locale chic per le tue serate più belle, all'interno o in giardino, vista templi, ideale anche per i banchetti delle tue grandi occasioni. Ecoline, lavanderia di Giuseppina Marziano, via Romita 20, Favara. E continuiamo con Radio in Agrigento, in Favara. Sicilia TV, che trasmetterà interamente lo spettacolo. E ancora l'airstylist Guido Ruggero, che pettina questa sera la serata con Simone Lolasco, Miriam Mignemi, alcune piccole artiste e la sottoscritta. E inoltre la speciale make-up artist Rossana Di Sciacca, che con maestria e velocità sta preparando anche Simone Nolasco, alcune delle allieve nei cambi scena, e ha truccato anche me e Miriam Mignemi. Veramente complimenti a questi artisti che supportano questo meraviglioso spettacolo. Un applauso a tutti i nostri collaboratori di progetto per la loro gentile collaborazione. Ed ora concediamoci 5 minuti di pausa per riprendere subito dopo con la seconda parte di Ci sarà una volta. Vuoi volare con me? Contemporary School
dance cresce, dicevo, di prestigio e di professionalità di anno in anno, e vogliamo infatti ricordare le borse di studio ottenute dagli allievi nel corso dell'anno accademico corrente. Durante gli esami di danza classica a cura dell'Étoile des Maîtres de Ballet Ludimin Giacalli, che da sempre segue gli allievi della scuola con un programma accademico preciso, dallo stesso maestro sono state assegnate le seguenti borse di studio. Per Genova in danza a Carla Alba e Alessandra Di Stefano della sede di Favara, a Elide Capobianco e Damiana Pitruzzella della sede di Campobello di Licata. Per il DID de Senzano in danza, diretto dal maestro Gledi Gladior, a Chiara Simone e Maria Carola Russello di Favara, a Silvia Lamattina di Campobello di Licata, per Erice Danza a Claudia Forte ed Evelyn Vetro, per Erice Danza Kids a Claudia Matina, Gaia Mallia, Alessandra Rinaldo e Gloria Iacolino. Inoltre la nostra sede di Favara è stata scelta per il secondo anno di fila per l'evento primaverile di Erice Danza, ospitando il maestro Massimo Leanti, che a fine lezione ha assegnato una borsa di studio a Carla Alba, Danila Bontà e Alessandra Di Stefano. Ricordiamo inoltre che Miriam Mignemi quest'anno, assieme a Carmela Vita, proprio in questa sede ha organizzato Dance Event, prima edizione, dando l'opportunità agli allievi di studiare con la maestra Alessandra Celentano per la prima volta ad Agrigento, con Fabrizio Prolli e con il nostro amatissimo ormai collaboratore della scuola Simone Nolasco, che quest'anno, oltre ad essere stato ballerino nel cast di Amici, ha anche coreografato alcuni quadri del serale con una maestria e una professionalità incredibili per un professionista neanche di 25 anni di età. E finalmente, inoltre, a proposito di Simone Nolasco, ho saputo una cosina dietro le quinte: c'è una sorpresa per ben 6 allieve della scuola di danza. Ho saputo che ci sono delle borse di studio che proprio Simone Nolasco vuole assegnare a 6 delle nostre giovani ragazze. Dicevamo che sarà personaggio di questo spettacolo con un inedito Capitano Uncino, sempre una coreografia firmata da Simone. In questo secondo tempo vedremo gli abitanti della foresta incantata catapultati senza più un'identità nell'isola che non c'è, grazie al sottileggio scagliato da Zelina, la strega verde. E ora diamo il via al secondo tempo di Ci sarà una volta con un grande applauso. Yeah.
Hard-faced and tall soldier and fought. Russian is a virus that can undermine us. Heroes never cry. Headaches and all. Work hard, spend all. Character assassination, an inverted face. The enemy is us. Hero. I could never make you love me. Mind. Teach the war, not the fine. Hopelessness it causes, targeted rejection of ourselves. Forces of the masses. We want for ourselves when we don't want for our children. Seria, cos'è successo? Mi sarò mica smarrita. Ah, mi gira la testa. Scusi, qualcuno sa dove mi trovo? Giù le mani, sconosciuta. Potrei farti la stessa domanda. Diane, noi tre sembriamo appartenere alla stessa stirpe, non credete? Già, sarà, ma io non vi conosco affatto. E io ci appartengo, allora? Oh, neanche a me pare di conoscere nessuno. Posso aiutarti in qualche modo, fanciulla? Magari. Oh, povere creature smarrite. Chi siete voi? Sapete come aiutarci? Nessuno qui sembra ricordare nulla. Allora non è l'età. Sa dirci almeno dove siamo? In paradiso, direi. Più o meno, straniero.
siamo nella meravigliosa isola che non c'è. Sembra un posto inaffidabile. Già, non c'è da fidarsi. Aspettate! Mi pare di ricordare qualcosa. Un nome. Mi veniva sempre detto che quando si è smarriti bisogna invocare la fata Zelina. Me? Te? Non le assomigli per niente. Fata Merlina, sì, fata Merlina. Lei ovunque saprà sicuramente come aiutarci. Tu guarda un po' questa piccola impertinente. Temo che con il suo dono sarà la prima a riacquistare la memoria. Statemi bene a sentire. Io conosco bene l'isola e qui non c'è nessuna fata Merlina. Invece direi di fidarci della piccola. Del resto non abbiamo alternative. Fata Merlina è ovunque. Basta invocarla con cuore sincero. E allora cosa stiamo aspettando? Fate un tentativo. Ma servirebbe uno specchio d'acqua. Ma possiamo provarlo? Andiamo a cercarlo. Per tutti gli dèi! Purché la strada non sia lunga. Posso portarla in braccio, se mi permette. Non mi fare toccare neanche con un dito da un poveraccio come te. Guardatevi, siete solo dei poveri sciocchi. Io non mi fido di questa qua. Stiamo alla larga. E allora andiamo, non c'è tempo da perdere. Stiamo uniti e sono sicura che riusciremo a trovare questa fata Merlina. Sì, andiamo. Andiamo. Andiamo a cercare. Che odiose che sono. Coraggio, fanciulle. Già odio questo posto. Diamine. Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Thank you.
abitanti della foresta incantata, eccomi qui, da voi invocata, colpevole di questo viaggio e chi ha lanciato il sortileggio, rubandovi memoria di ogni cosa, lontani dalla vostra casa. Siete stati qui catapultati e rimarrete soggiogati, se lei non proteggerete da Wendy e dal suo macete, rimarrete prigionieri dell'isola se non combatterete all'unisono. Di Cappuccetto Rosso, che è metà umana e metà animale, vogliono il cuore e per voi sarà fatale. Solo Wendy vita eterna ne otterrà e a tutti rapirà la libertà. Perdonatemi, sono io che ho lanciato il sortileggio. E quindi io per prima devo risolvere questo guaio. Conosco bene l'isola e pensavo ritrovarvi Peter Pan. Ma a quanto pare è stato soggiogato da Wendy. Ma se la guerra vuole, la guerra avrà. Perché noi, stando uniti, ritorneremo liberi. Allora, mie discepole, cos'è successo? Sono arrivati i stranieri, sono loro. Bene. Sì, Wendy, e Zelina, l'artefice del loro arrivo. Programma questo sortileggio da quando mi fece fuggire dal regno di Oz. Benissimo, ci è stata utile, ma non sa cosa l'aspetta. Le lettere c'ha loro? Sì, Wendy, è proprio lei, il lupo con il cappuccetto rosso. Però hanno invocato Fata Merlina e lei di certo cercherà di ostacolarci. Maledetti! Dobbiamo scoprire quali sono le loro intenzioni. Agire prima che si preparino. Mi piace. Stanotte. Dobbiamo agire stanotte. In assenza della luna piena riusciremo a catturarlo. E mi raccomando, mi serve viva! E allora andiamo a radunare gli altri. Sì, andiamo. We'll be right back.
Puncino, al tuo cospetto è fata Merlina, a chiederti aiuto è la tua bambina. Nella stessa terra dove poggerà il tuo piede c'è la tua amata, Biancaneve. Non è tutto qui, ne sarai scosso, perché c'è il frutto del vostro amore, Cappuccetto Rosso. Rosso come l'amore che vi unirà, o come il sangue che vi separerà. Tua figlia è l'eletta, e se non la salverai verrà sacrificata, poiché stanotte sarà rapita. Vai, Uncino, e non perder la calma, devi liberarla prima dell'alba. Thank you.
discepoli. L'eletta che aspettavamo da tempo finalmente è qui e grazie al vostro aiuto è stata catturata. Non avremo pietà, poiché non è altro che un mostro. Tu sei un mostro! Sta zitta, mezzo lupo! L'eletta verrà sacrificata per il nostro bene, per il nostro scopo, per ciò che noi desideriamo da sempre, la vita eterna. Piccoli sempre, sottomessi mai. Piccoli sempre, sottomessi mai. Bene, l'ora è quasi giunta, miei cari. Domani all'alba verrà sacrificata, quando il suo cuore potrà sciogliersi ai primi raggi del sole. Non lasciatemi, tutte le folle, liberatemi! Andiamo. Piccoli sempre, sottomessi mai. Piccoli sempre, sottomessi mai. Piccoli sempre, sottomessi mai. Aiuto! C'è qualcuno che mi aiuti! Aiuti! Non mi lasciate qui! Aiuto! Cos'è successo? Mi sono smarrita di nuovo. Mi gira la testa. Qualcuno sa dove siamo? Ti reggo io, dolcezza. Oh mio Dio, ci risiamo. Non dovevi risolvere tutto tu, Rospo Verde, combina guai. Un momento. Dov'è Cappuccetto Rosso? Dov'è la mia bambina? La tua bambina non è la tua bambina. È figlia di Biancaneve d'Uncino, se non l'avessi ancora capito. Cosa? Chi pensi potesse essere l'eletta se non il frutto del vero amore? Ah, il vero amore. Te lo do io il vero amore. Ma dove sono finita adesso? Dove sono Biancaneve e Cappuccetto Rosso? Lo vorrei sapere anche io, perché se Cappuccetto è stata veramente sacrificata, noi rimarremo per sempre qui, prigionieri di quella bambola assassina. Sacrificata? La mia povera piccola, non è possibile! Cappuccetto Rosso, dove sei? Nonna. Cappuccetto Nonna. Rosso! Nonna! Cappuccetto Rosso! Bambina mia, come stai? Sto bene, che bello rivederti. Ma quindi cos'è successo? Siamo liberi, sì o no? Possiamo andare via da questo postaccio adesso? Cappuccetto Rosso è stata liberata da Uncino, che adesso si sta occupando di Wendy. Ma noi per tornare nella foresta incantata dobbiamo liberare i bambini sperduti. Ma ci picchia!
Se solo avesse qui il mio tappeto volante! Già, ma non ci sarebbero entrati tutti? Beh, avremmo fatto qualche viaggio in più. Idioti! Non serve un mezzo di trasporto. Sono vittime di un incantesimo. E credo, nonostante non ho il piacere di rivederla, dobbiamo invocare di nuovo quella fata azzurlina, quello che... Merlina, vorrei dire. Fata Merlina! Oh, è così bella, è così saggia! Se, come no. Dai, invochiamola, togliamoci il pensiero. Non c'è bisogno di invocarla nuovamente, ormai tra noi può sentirci. Infatti sono qui e sento ogni cosa. Ascoltatemi bene, abitanti della foresta incantata. Questi bambini appartengono al regno umano e per tornare a casa hanno bisogno di una mano. Che urto che mi dà questa fata? Questa volta hai ragione, sorella. Dicevo, hanno bisogno di una mano. La mia. Chi le fiabe sa raccontare, l'incantesimo d'insonnia può spezzare. Ogni parola che riscalda il cuore ha il potere del dolce dormire. In un'altra dimensione può portare, laddove ognuno può dolcemente sognare. Nel bel sonno li condurrai, se racconterai loro una fiaba in maniera accurata, e li libererai, riconducendo tutti nella foresta incantata. C'era una volta, nella foresta incantata, una neonata incustodita, vestita di un mantello rosso scarlatto. Così prese il nome di Cappuccetto Rosso. Lei, come voi, fu strappata dalle braccia della sua mamma, l'amabile Biancaneve. Che è frutto di un amore legittimo con un pirata, Capitan Uncino, però frutto del vero amore, è destinata ad essere l'eletta, la salvatrice. A ricongiungersi con la sua mamma, così come lo sarete voi se mi ascolterete. Nelle vostre calde case tornerete e come tutti i bambini crescerete.
piccoli sempre, ma cresceremo. Invertito le rotte, il mondo corre di fermo distante, sognatore di grandi promesse, io ancora scappo dall'essere grande, ho provato a nuotare tra gli altri e vivere il giorno tra impegni e ritardi, avere un ruolo fra i tanti di tutti, sentirmi parte di un gruppo, vuoi volare con me? Vuoi volare con me? Vuoi volare con me? Vuoi volare con me? Come Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, come Peter Pan. Sento appeso ad un filo lontano che se lo seguo non so dove arrivo e ho chiesto al vento di essere bravo, portarmi altrove per sentirmi vivo. Io provo a vivere quello che trovo, ma poi mi pento e ritorno di nuovo in questo posto in cui volano stelle e se alzi il braccio puoi prenderle tutte. Qui dove non potrà perdere il sogno perché è troppo vero per essere distrutto. Io no, io non ci torno, giurato a fatica. Io resto qui fino alla prossima vita. Intanto volo e c'è un fiume qui sotto. Mi porta verso il tuo atteso ritorno. Ti segue, tu sei già pronta a volare. Ti prenda, siamo a parte del mare. Vuoi volare con me? Vuoi volare? Eccoci, una storia incredibile, suggestiva, da brivido. Grazie Miriam per le emozioni che ci hai fatto vivere questa sera. Sono stati meravigliosi i tuoi allievi. Ecco sì, forse se arriva il microfono sarebbe proprio il massimo. Sono stati bravissimi, dalla più piccolina ai grandi, veramente, veramente dei piccoli professionisti, piccoli grandi professionisti, per non parlare delle emozioni che ci ha regalato Simone quando il Palaforum stava esplodendo. Dov'è Simone? È quasi pronto e lo chiamiamo tra Arriva. Noi. Intanto chiamerei le mamme per gli omaggi floreali a loro che sono le vere protagoniste di questo spettacolo, che sono state veramente bravissime, piccole professioniste, perché è uno spettacolo difficile, dalla regia complicata. Quindi le mamme che sicuramente si stanno occupando di prendere i fiori, se me li possono portare su, per tutte loro. Fate ancora un applauso enorme a loro. E ora facciamo entrare il nostro protagonista, che ha coreografato diverse coreografie che avete visto. Simone Nolasco. Nolasco, fatto esplodere il Palaforum questa sera. Oggi veste Sferrazza dell'Axe Store, quindi si doveva andare a cambiare. Io vorrei un anzi abbiamo la rappresentante di Sferrazza dell'Axe che ha il piacere di consegnare personalmente la targa al nostro carissimo Simone Nolasco. Sto facendo la collezione di queste Rosetta targhe. Scariano. Ce le ho tutte a casa. Foto di dito. Ogni anno. Allora, grazie a Sferrazza perché mi ha vestito, stavo senza panni e sono andato là. Chi detto, lo dici? Ci avete qualcosa da farmi mettere? No, allora, quest'anno devo ringraziare proprio in particolar modo tutti gli allievi e Miriam e il povero Salvatore che mi sono stati dietro nelle mie vicende un po' burrascose.
E quindi è stato un anno difficile per me, però sono contento di esserci, di averne fatto parte. Quindi grazie per invitarmi ogni anno, grazie per rendere tutto questo bellissimo come ogni anno. E è stato particolarmente emozionante perché era la prima volta che ballavo proprio con alcune delle allieve, quindi insomma è stato particolare. E ho una sorpresina che se adesso mi portano le cose, ok, vai Valletta, eccola qui, un applauso alla Valletta. Valletta Carla Bartoli. Allora, io ho 6 borse di studio per un evento che è qui vicino, non proprio vicino, però è a Palermo, dal 3 al 7 luglio, sì, il 7 è l'ultima serata. Ma chi sta arrivando sul palco a rubare la scena? Signori e signori, Adelaide Barbato! Ringrazia il pubblico, fai l'inchino col vestitino, fai così. Ringrazia, ti hanno fatto l'applauso, Ade. Mamma non vuole ballare. Mamma non vuole ballare, mettiamo subito. Allora faccio veloce, un evento dal 3 al 7 luglio a Palermo, dove insegno io, dove ci sono altri insegnanti, ora non mi ricordo, c'è Raffaele Paganini, c'è Naike Negretti, c'è Aloscia, insomma un bel evento. E queste borse di studio vanno a Claudia Mattina. Sofia Sferrazza. Una che mi fa dannare, lei lo sa perché mi fa sempre dannare, Carla Alba. Una ragazza che si impegna sempre tanto, dà sempre il massimo, è Chiara Simone. Lei poverina ha la fotocopia perché ne hanno mandate solo 5, quindi però non è che vale di meno, vale lo stesso. Claudia Forte. E ultima, Evelyn Vetro. Basta, grazie a tutti, buonanotte. Grazie Simone, io vorrei far entrare anche chi è stato anche assistente di Simone, un altro fantastico ballerino che è stato assistente di Marco Garofalo, è stato ballerino del Serale di Amici in diverse edizioni sotto la direzione di Peparini. Buona domenica, Garramba, un sacco di lavori, un sacco di cose. Salvatore dello Iacolo! Dove sei? L'ho invitato diversi anni e non è mai potuto venire, quindi finalmente mi ha fatto onore della sua presenza e sono felicissima di averti qui. Grazie mille. Adesso ho delle targhe per alcuni di voi. In primis per la straordinaria presentatrice che, nonostante il suo stato d'animo, per la sua grande professionalità, per l'amore nei miei riguardi e nei riguardi di sua figlia, è qui e si merita un grandissimo applauso. Giusy Moscato. Un applauso va a chi mi ha assistito per tutto l'anno, visto il mio pancione, sia a Favara che a Campobello di Licata, Chiara Simone. Hai ricevuto anche, arriva un regalo da parte del corso di propedeutica, se qualcuno lo può portare c'è un regalo per Chiara, ecco, un applauso che se lo merita, è l'età. Chi mi assiste dietro le quinte
e dirige tutte le mamme e tutte le assistenti, Josephine Sedita. Un grazie particolare va a Carola che l'ha collaborata e a tutte le mamme volontarie che ogni anno ci aiutano veramente tanto. E alle mamme volontarie, salite sul palco che c'è una rosa per voi, per favore. Non mi fate dire nomi perché in questo momento non me li ricordo. C'è un regalo per me? Grazie. Grazie a tutti. Mi dimentico qualche targa, forse. Un grazie a Nunzio Bonadonna, che purtroppo non è potuto essere tra noi per problemi di salute. E va il nostro grande applauso perché insieme a lui abbiamo realizzato la regia, la sceneggiatura, quindi è proprio la metà della scuola che questa sera mi è mancata. Ho dimenticato qualche targa che c'è lì? No. Allora grazie a mio marito e alla mia famiglia che mi sostengono sempre e a tutti voi genitori, grazie, grazie di cuore. Ci rivediamo a settembre, un bacio a tutti. Non si poteva concludere meglio l'ottavo saggio spettacolo della Contemporary School Dance.